tutto il mondo di sotto. Sì, per fortuna mi sono portata questa piccola mappa. Ehi, così non vedo niente. Non c'è la mappa, torni indietro, svelta. Giusto, torniamo indietro a casa, tanto qui non troviamo niente. No, torneremo a casa solo se troveremo un bel regalo per Kayla. Qualcosa di particolare che la obblighi a notarmi. E così si accorgerà che sono un ragazzo straordinario. Intrusi! Come osano entrare nel territorio di Scurvina? Andiamo, Vorch! Dobbiamo accogliere i nostri ospiti con tutti i riguardi. Li cattureremo e li porteremo a casa per cena. Speriamo solo che siano così gentili da restare ad aspettarci. Perché non andiamo più avanti? Che cosa è successo? Beh, dunque, ogni auto e elicottero sta rallentando, anche la sabbia si sta muovendo. Si sta muovendo e come? Siamo finiti nelle sabbie mobili. Sabbie mobili? Oh. È una strega, scappiamo. Giù. Gambe, ragazzi. Ehi, c'è un'oasi davanti a noi, svelti, nascondiamoci lì. Ora vi acchiapperò. Ce l'abbiamo fatta per un pelo. Quella brutta strega stava quasi per prenderci. Andiamo a recuperare il nostro autoelicottero. Oh, accidenti, se l'ha inghiottito. Forza, proviamo a tirarlo fuori. Caspita, che appetito hanno queste sabbie mobili. Sì, hanno anche delle brutte, brutte, bruttissime maniere. La solita sfortuna. Ehi, un braccialetto con un dente d'orso. Sarà un regalo fantastico per Kayla. Sarà meglio allontanarci subito da qui prima che ritorni quella brutta strega. E come faremo ad allontanarci? Già, bisogna tirare fuori l'auto elicottero. Caspita, non sapevo di essere così forte. Ho dei muscoli d'acciaio. E ora che ho trovato il regalo per Kayla, torniamo subito a Moncia. Andiamo. Maledizione, dov'è il mio braccialetto col dente d'orso? Devo trovarlo. Quel braccialetto ha dei poteri magici di gran lunga superiore ai miei. Ah, guarderò nella mia clessidra magica. Oh, e quel moncicifica naso deve avermelo rubato lui. Gli scaglierò una maledizione tale da farlo girare come una trottola. Oh, me ne stavo dimenticando. Se io lo porto via con la forza o con uno dei miei incantesimi malefici, il braccialetto perderà tutti i suoi poteri magici. Devo fare in modo che quello sporco moncicì me lo restituisca spontaneamente. Già, ma non lo restituirà mai a una vecchia brutta strega. Ma sarà felicissimo di aiutare una povera moncicì smarrita. O il suo amatissimo uccellino. Entra nella gabbia, Vorch. E ora moncia. Appena Kayla mi vedrà con questo bel braccialetto, sono sicuro che si accorgerà di me. Uffa, odio le pulizie di primavera. Per fortuna che si fanno solo una volta all'anno. Non faccio mai in tempo a finire tutto. Ma quest'anno devo cercare di lavare almeno i piatti, anche a costo di farli a pezzi tutti. Oh, no! Speriamo di trovare qualcosa in questa confusione per otturare la perdita. Ah, ma chi può essere? Ciao, Kayla, ti ho portato questo regalo per... Oh, è perfetto, è proprio quello che volevo. Ma... chissà se si è accorta di me. Beh, devo riconoscere, Moncio, che tu capiti sempre a fagiolo. Guarda, va benissimo, Moncio. Moncio! Ah, Moncia! Siamo arrivati finalmente.
E adesso insegniamo la commedia della povera damigella in pericolo. Perché vai così piano, Tutù? Perché vai così piano, Tutù? Accelera un po', io voglio andare fortissimo. No, Tanky, di più non ce la faccio, sto andando più forte che posso. Ciao, Moncho. Perché sei così triste? A Kyle non è piaciuto il tuo regalo? Oh, sì, il mio regalo le è piaciuto, e come? Sono io che non le piaccio. Aiuto! Aiuto, aiutatemi! Guardate, io vedo qualcuno su un tappeto volante, solo che aiuto, sta cadendo! Aiuto, sto volando giù! Aiutatemi, aiuto! Presto, dobbiamo salvarla! Salvare chi? Dove? Oh, sta precipitando, presto, le reti di difesa! Yeah! Posso prenderlo? Tento di prenderlo, voglio prenderlo, riuscirò a prenderlo, prendo. Ma com'è successo? Abbiamo visto le reti di difesa e pensavamo che... Il mio eroe mi ha salvata. Oh! Mi chiamo Serena e sono di Moncia, proprio come voi. E allora come mai non ti abbiamo mai vista prima, Serena? Oh, beh, non lo so, devo essermelo dimenticata. Ma come hai fatto a dimenticartelo? Forse sei malata o forse sei sotto un incantesimo? Incantesimo? Sì, di qualche strega malvagia. Di una strega malvagia? Sì, come quella brutta strega che ci ha inseguiti. Magari ti ha fatto volare in tondo in tondo su un tappeto magico per giorni e giorni finché tu hai perso la memoria. Oh, sì, certo, è andata così. E poi cos'altro è successo? Volevo dire, indovinate cos'è successo dopo. Ma dopo un po' l'incantesimo è svanito e tu sei precipitata giù. Oh, non ci avrei mai pensato. Volevo dire proprio così. Potremmo accompagnarla dal mago, lui saprà che cosa fare, no? Ma siete sicuri che questo vostro mago sappia fare le magie? Ma certo, e se tu gli racconti tutto quello che ricordi di quella strega? Lui riuscirà a tenerla lontana da Moncia, è bravissimo a tenere lontane le streghe. Oh, c'è una strega Moncia, poveri noi. Non essere sciocca, non c'è da aver paura, il mago ci proteggerà. Non per molto. Ehi, mago, dove sei? C'è una visita per te, una graziosa moncicì. Molto graziosa. Mago, sei qui? Dobbiamo vederti subito. Facci entrare, per favore. Sì, sì, un momentino, ragazzi, arrivo. Non siate così impazienti. Oh, no, non c'è fretta, mago. E tu da dove sbuchi che sei? Una mega stregaccia? Una strega malvagia? Una strega malvagia? Sapevo di non poter imbrogliare un mago con un travestimento magico. Oh. Ora ti caccerò via! Corri pure più in fretta che puoi, mio piccolo rospo grassottello. Tanto non potrai sfuggire a Vorch. Molla il rospo! Ora niente mi impedirà di riavere il mio braccialetto magico col dente d'orso. È tutto inutile, mago rospo. I miei trucchi magici sono troppo astuti per te. Da questa parte ho trovato un pannello segreto. Ah, Serena! Ma come hai fatto ad arrivare qui? Ho trovato il pannello segreto come voi, però non ho trovato il mago. Non avresti dovuto andare in giro da sola, Serena! Sì, ti saresti potuta perdere qui dentro e vagare per giorni, giorni e giorni! Tutù! Continuerai dopo il tuo racconto, adesso dobbiamo trovare il mago! Hai fame, uccellino? A me sembri affamato! Vuoi mangiare, uccellino? Ti ho portato da mangiare! Chissà dove sarà finito il mago? Forse sta schiacciando un sonnellino. Oh,
Un sonnellino, che idea fantastica, posso venire a fare un sonnellino a casa tua? A casa mia? Oh, grazie, Moncio, sei tanto, tanto gentile. Sì, ma... Torneremo qui a cercare il mago dopo il tuo sonnellino. Oh, e guarda cosa ho trovato, Pacita, una piuma, vero? Una bella piuma, vero? Questo è molto strano, non ho mai visto niente del genere. Ehi, Serena, il tuo uccellino è uscito dalla gabbia. Oh, non importa, sarà uscito a cercarsi da mangiare. Ritornerà quando avrà mangiato. Ma se aveva fame, perché non ha mangiato quello che gli ho dato io? Non gli piaceva, a me piace moltissimo. Spero che sarai comoda qui, Serena. Oh, certo, grazie, Moncio. E poi qui c'è tutto quello che mi serve. Beh, buon sonnellino, Serena. Oh, grazie, arrivederci, Moncio. Spero tanto di sognarti, tesorino. Spero tanto di sognarti, tesorino. Tu ho un'idea, andiamo. E ora mettiamoci a cercare il mio braccialetto magico. Deve essere qui, ma chissà dove. Che c'è, Tutù? Che cosa? Non senti qualcuno gridare? No. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ecco, guarda, c'è qualcuno lassù. Kayla! Oh, Moncio, aiutami! Guarda cosa mi è successo! Aiutami, ti prego, tirami giù, ti prego! Sei sicura di non poterti liberare? Oh, ma certo che non può! L'ho aggrovigliata con le liane per velino, proprio come mi ha detto Kayla. Beh, non voglio restare aggrovigliato con lei, si arrangi da sola. C'è qualcosa che non mi va in quella Serena. Tutù, dobbiamo cercare di andare più a fondo. Oh sì, d'accordo Kayla, come vuoi tu. Maledizione, non c'è traccia del mio braccialetto. Lo avrà regalato a qualcuno, ma a chi? Oh, ma certo, a Kayla. Appena avrò ritrovato il mio braccialetto, trasformerò in rospo anche lei. Chi diavolo è? Cioè, chi è? Oh, e io che credevo di tenere la mia casa in disordine. Oh, sei tu, Kayla, accomodati. Dobbiamo fare un discorsetto da donna a donna. A proposito di Moncio? Hai indovinato, Serena? Maledizione, non ce l'ha! Cosa? Oh, volevo dire che la dispensa è vuota e io ho una gran fame. Non potremo andare a chiacchierare a casa tua seduti a tavola? Ma certo, ma non pensare di trovare la mia casa più in ordine. Serena, stai dormendo? Oh, no! Che cosa c'è, Moncio? Serena non c'è più e sembra che sia stata rapita. Oppure qualcuno è venuto qui a cercare qualcosa. Forse è stata catturata dalla strega. Serena! Mi piacerebbe sapere che cosa si aspettavano di trovare in questa confusione. E confusione dir poco. Ehi, che cosa vuoi? Stai cercando la tua piuma, vero? Ah, immaginavo che fosse tua. Lascia stare la mia borsa. Ciao, ciao, via. Oh, stanno succedendo delle cose molto strane. Chissà dove sarà finito il mago. Solo lui può aiutarci. Ma guarda, un rospo assomiglia al mago. Ehi, ma... ma che cosa fai? Un rospo che sa scrivere. Chissà dove avrà imparato. Il mago è sotto incantesimo. Ma allora sei tu il mago. Senti, che ti ha fatto questo incantesimo? Serena. Oh, allora è Serena, la strega malvagia.
Acciù! Dobbiamo avvertire subito gli altri! Acciù! Presto! Acciù! Non è che Moncio mi piaccia poi tanto, però non mi va che mi trascuri. Certo, certo, hai ragione, cara. E vedi, francamente, da quando tu sei arrivata a Moncia, lui è diventato... Oh, scusami, hanno bussato alla porta. Mamma, che strano, non c'è nessuno. Oh, è il braccialetto che mi ha regalato Moncio. Ora basta. Rivoglio il mio braccialetto magico a qualunque costo. Sai, Moncio sa essere molto carino, Serena. Eh sì, dovresti vedere quanto sa essere carino. Oh. Serena, ma dove sei sparita? Serena! Oh, eccoti qua. Avevo paura che ti avesse rapito la strega. Quale strega? Oh, sì, la strega malvagia. Se n'è andata senza salutarmi. Oh, beh, torniamo al lavoro. Come vorrei che tutte queste faccende si sbrigassero da sole. Oh? Ma cosa sta succedendo? Beh, o sta succedendo qualcosa di magico oppure questa non è casa mia. E così ho fatto appena in tempo a scappare, Moncio. Quella strega voleva il mio braccialetto col dente d'orso. Non sapeva che io non ce l'ho più. L'ho perso da qualche parte nel deserto. Era un ricordo, ci tenevo tanto. Oh, no, no, Serena, non piangere. Aspettami qui, tornerò con una sorpresa per te. Dai, dammelo, Kyla. In fondo appartiene a Serena. E allora prenditelo, Moncio. D'ora in poi non voglio più rivedere né lui né te, chiaro? Ma che cosa ho fatto di male? E adesso chi è ancora? Kyla, sei in casa? Dove sei? Oh, no! Forse la strega l'ha rapita e l'ha trasformata in un rospo. Ma sono qui e non sono un rospo! Dov'è quel braccialetto col dente d'orso? Se l'è ripreso Moncio per darlo a Serena. Oh, no! Presto, dobbiamo fermarlo prima che glielo dia. Ti spiegherò tutto strada facendo. Andiamo, Kyla, vieni! Oh, il mio braccialetto. Sei un vero gentiluomo. Ti prego, fammi l'onore di mettermelo tu stesso al polso. Grazie. Guardalo, faccitela. No, no, non guardare adesso. Io non posso guardare, però guardo lo stesso. Che paura! Su, avanti, che aspetti? No. Io l'ho regalato a Kyla e ormai appartiene a lei. Moncio, attento, scappa! Lei è la strega malvagia! Oh. Ora basta, sono stata anche troppo paziente con voi. Ridammi subito quel braccialetto o distruggerò Moncia per sempre! Per sempre? Non è neanche la metà del tempo che dovrei aspettare prima di riavere il braccialetto. È quello che pensi tu, caro. L'ho preso! Oh! Non potevo usare né la forza né la magia e ora quel braccialetto ha perso tutti i suoi poteri. Oh, meno male, sono tornato normale. Tutti gli incantesimi si sono spezzati. Prendetela! Attenti, fermi dove siete. Posso sempre farvi un altro incantesimo malvagio prima di volare via sul mio tappeto magico. Vi trasformerò in... Ah! Avanti, Kyle, forza, arrotoliamola! Sì, arrotoliamola come un salame! Bacit, sono pronte le catapulte! Sono pronte, Moncio! Ok, eccola che arriva! Quanto a te, mio amato panetto cicut, mio caro amaco pennatn, mio caro amico pennuto! Oh, c'è ancora una cosa. Questo è tuo, credo.
grazie, Moncio, sei molto gentile. Scusami tanto, ma adesso non posso stare qui con te. Ah? Gli incantesimi si sono spezzati e quindi mi aspetta un sacco di lavoro a casa, purtroppo. Ma prima di mettermi al lavoro c'è una cosa che devo fare.